Cari concittadini, ieri sera abbiamo fatto il Consiglio Comunale straordinario sulla nostra casa di riposo promosso dalle minoranze di Sarnico. Purtroppo, siccome noi dovevamo portare la richiesta al sindaco, la celerità sulla possibilità di cessione dell'area data alla RSA Faccanoni di Sarnico, il sindaco non ha voluto, in presenza con il Presidente Umberto Bortolotti e il direttore generale dottor Berlinghieri in consiglio comunale, non ha voluto dare la parola a loro e non ha voluto aprire l'argomento. Quindi ha fatto votare la sua maggioranza. Ovviamente noi quattro consiglieri in minoranza abbiamo votato contro e non ha fatto aprire la discussione sull'argomento. Il tempo, con una spada di Damocle, pende sulla nostra casa di riposo. Ci sono milioni di euro a fondo perduto che lo Stato può dare con il bonus 110 per l'efficientamento energetico e sismico, e ad oggi, che siamo praticamente ai primi di ottobre, non sappiamo ancora se l'amministrazione vuole cedere il diritto di superficie alla RSA Faccanoni. Quindi questa cosa è gravissima. Noi abbiamo protestato vivamente, ma il sindaco se n'è altamente fregato perché è un dittatore. Seconda questione, abbiamo fatto le 16 domande, 16 domande sull'opportunità o meno della nomina di Giuseppe Mazza. Giuseppe Mazza è stato presidente della casa di riposo in anni passati e nel 2012 però c'è stato un problema che lui ha messo sul tetto della casa di riposo, ha fatto mettere del fotovoltaico, facendo spendere la casa di riposo oltre mezzo milione di euro e ha dato l'appalto a se stesso. E quindi all'epoca dei fatti in consiglio di amministrazione c'era appunto il vicepresidente Arcangeli, che era Piero Arcangeli, che è il fratello di Arcangeli, e era anche il nostro sindaco Ghigo Arcangeli che coadiuvava il tutto. Detto questo, abbiamo posto 16 domande, anche scomode, al sindaco, chiedendo: ma lei, caro sindaco, ha dei rapporti, ha mai avuto dei rapporti lavorativi con il Giuseppe Mazza o no? E altre domande molto mirate per capire il grado di commistione tra Piero Arcangeli, Ghigo Arcangeli e Giuseppe Mazza. E il sindaco si è rifiutato categoricamente di rispondere alle tutte le 16 domande da me poste come consigliere comunale. Ora, io ho scritto un esposto al prefetto di Bergamo. Questo è il terzo esposto in 4 mesi, 2 volte il sindaco è stato richiamato, prima sulla negazione degli accessi agli atti, poi sui problemi di ordine pubblico all'interno dei consigli comunali. Adesso abbiamo chiesto la facoltà di dire al sindaco di rispondere a queste domande, perché è obbligo di un sindaco, quando i consiglieri in minoranza fanno delle interrogazioni, che il sindaco dia delle risposte. Quindi la cosa è assolutamente vergognosa. E quindi la città, noi chiediamo tutto questo a nome della cittadinanza, perché è giusto che i cittadini sappiano i comportamenti che ci sono relativamente a una nomina o un fatto, e questo è il nostro lavoro. Quindi, caro sindaco, con la S minuscola, continua a vergognarti per quello che stai facendo, perché non dai la parola ai tuoi cittadini, non dai la parola ai tuoi consiglieri comunali e stai gestendo la cosa pubblica in maniera che nessuno sappia nulla e nessuno sa niente. Quindi noi come minoranza continueremo a vigilare e andare avanti sulla battaglia, soprattutto per il bene della nostra casa di riposo, perché rischiamo di perdere, come ho detto, milioni di euro per questo. Quindi avanti a tutta forza.